Una piazza San Tommaso gremita all'inverosimile e vestita a festa ha salutato la vittoria della Contrada Crucela nella seconda edizione del Palio della Contea d'Aquino, un evento che ha tenuto incollati gli aquinati in piazza per 3 giorni, da venerdì a domenica sera. Infatti la città di San Tommaso è stata teatro davvero di una manifestazione dalle emozioni forti, spettacolo puro iniziato nella serata inaugurale e proseguito poi anche il sabato e la domenica. Due le contrade che sono arrivate a giocarsi il Palio, le Crucela e le Valli. La sfida si è decisa nel giro di pochissimi punti. Durante i giochi la folla in piazza San Tommaso non ha fatto mancare il tifo per le varie contrade. Nella serata finale, quella di domenica, sono stati 3 i giochi disputati: la carriola umana, a suona la campana ed il classico tiro alla fune. Le contrade hanno cercato di dar fondo alle ultime energie rimaste per concludere in bellezza la manifestazione. Un'edizione che ha riscosso un successo di pubblico ancora più ampio rispetto all'anno scorso. E come vuole un grande evento, la vittoria è stata assegnata solamente nell'ultima gara, il tiro alla fune. Un gioco in cui tutte le contrade sono state chiamate a sfidarsi tra loro. Alla fine, come detto, il Palio è andato alla contrada biancorossa delle Crucela. È stato il capocontrada Claudio Iadecola a ricevere il drappo della vittoria dagli organizzatori. Ma c'è stato spazio anche per la premiazione delle altre squadre vincitrici dei singoli giochi. Alla fine dunque applausi e congratulazioni per tutti. Si è chiusa allora l'edizione 2015, ma già si pensa, come ha ricordato il sindaco Libero Mazzaroppi, all'edizione dell'anno prossimo con tante novità in arrivo. Un patrimonio che non dobbiamo disperdere, è stato fantastico in questi giorni vedere quanta passione, quanto amore hanno messo in campo le contrade, i giovani, le donne, gli atleti, partendo fin dal 30 agosto quando con il Palio dei Bambini abbiamo aperto questa kermesse. Siamo davvero orgogliosi, soddisfatti di questa straordinaria operazione che mostra quanta appartenenza il nostro popolo, quanto attaccamento dimostra nei confronti della propria città. Siamo qui ancora a divertirci, con la promessa che l'anno prossimo saremo per un'altra grandissima edizione del 2016 e tanti anni ancora questa bellissima manifestazione ci vedrà ovviamente protagonisti con tutti i cittadini.